di quarto, negozio costumaio? Abbiamo i costumi. Allora sei costumaia. Se avevi la carne, eri carnaia. Se avevi la legna, eri legnaia. Sì. Ma guarda sta zoccola. Sei pronti, buongiorno. Eh no, perché è caduta la comunicazione. Dica. Senti, sei costumaia tu? Costumatrice? No. Non già i costumi di Halloween? No. È perché ho letto in rete che vendi i costumi. No, abbiamo solo mantelli, ormai non c'è più niente. Ah, quindi il cliente è solo Batman e Superman praticamente. Sì, vabbè. Pazzesco. Okay. Come fai a mantenerti, diciamo, a mangiare un tozzo di pane? A posto. Mm. Ma come fai a vivere solo vendendo mantelli? Fammi capire. Questa personaggia. Gran signora, siete sì. Costumaia? Sì. Perfetto. Senta, sto cercando i costumi per Halloween. Lui. Dica. Allora, ce l'avete il costume da penna? Cioè, io ho un po' di richieste degli amici che stiamo preparando la festa. No, da penna no. Da Alpi? No. Super zombie? I zombie ci sono vari modelli. Zombie chiavatore, ce l'avete? Super zombie? Chiavatore. Senta, ma lei ci vuole riprendere per il culo? Questa è la risposta così azzardata nei miei confronti, non mi sembra vero. E nei suoi, scusi, zombie chiavatori? Perché non ci sono i zombie chiavatori, non ho capito. Adesso devi dirmi tu che zombie ci sono. Ma guarda sta stronza, vediamo che la insulta a merda. Scemo di merda! Lo sai che se mi metti giù ancora la cornetta in faccia ti strappo un braccio e ti trasformo in tazzi della caffè gigante, scemo! Ti monto una maniglia nella schiena e ti uso come porta, scemo! Sbagliato nome. Con chi ha parlato? Con chi voleva parlare? Un alzare la voce che ti faccio cambiare etnia a schiena, scemo! Non richiamare più, per favore! Se no cosa succede? Io ti conosco, non so chi sei. Io non ti conosco. Io non so chi sei. Prima di tutto hai chi sei, Nina? Cazzo fai, cantiamo? Scemo di merda! Ah, guarda, sto scemo. Adesso vado lo scasso. Ma cosa c'entra? Ucciarti la testa. Perché? Testa. Ma non serve. Tutta tutta. Buongiorno. Ah, finalmente ho trovato una persona seria che poi risponderà al telefono. Piacere. Ah. Sono Giovannino. No, perché stamattina ho fatto un po' di chiamate nei negozi di costumi, no? Solo che quando fai le richieste di costumi ti trattano tutti male, non capisco perché. Dipende, cosa hai chiesto di così sconvolgente? Non so, io ho chiesto i costumi tipo zombie. Sì? Tette grosse. Tette grosse non ce l'ho, in realtà è anche lo zombie, perché cosa c'hai? Abbiamo qualche reincarnato. Se guardi sul sito ci sono i costumi tipo Halloween che abbiamo. Ascolta, ma non c'è anche solo tetta grossa? Per mettere una tetta grossa davanti al petto? No, purtroppo no. Per la tetta gigante di Woody Allen che rincorreva le persone non ce l'ho. Mamma mia, senti, allora aspetta un attimo. Mamma che mi sto scrivendo queste cose che mi hai detto. Sto prendendo male, dai. Aspetta, Senti, ma ti posso chiedere una cosa? Allora, dimmi. Ma se vengo a ciucciarti le tette? Se devi andare un po' a fanculo? No, te le voglio ciucciare tutte. Capezzolone grosso o piccolo? Succhia. La natura chiama. Tamarri. Mi scappo di schiavi. Dimmi che mi chiamati. Sei un coglione. Tamarri.